Facciamo una chiacchierata con Enrico Musumeci, Export Manager di Oran Fresh. Ciao Enrico, come stai? Bene, grazie. Tu come stai, Emanuele? Io sto bene e sono molto contento di fare una chiacchierata con te perché, tra l'altro, leggo il curriculum della tua azienda che non ha bisogno di presentazioni perché Oran Fresh è un marchio molto molto conosciuto. Però vedo che siete nati 51 anni fa. Cioè, attenzione, 51 anni fa siete nati e poi nell'87 siete nel mercato dei distributori automatici, quindi insomma un po' di timore reverenziale mi viene. Sì, ne abbiamo fatto un po' di strada, diciamo, in questi ultimi 32 anni, da quando abbiamo inventato le prime macchine, i primi distributori, il dottor Torisi, il cavaliere Torisi, ha avuto l'idea di portare un po' la Silicon Valley californiana, perché lui studiò in California, e tornò dall'America con l'idea di trasformare questa parte della Sicilia in una piccola California, dove creare un polo industriale. E devo dire che nel suo piccolo ci è riuscito, e quindi oggi Ecco la perché. Refresh, sì, è una realtà, diciamo, che è tutta catanese, però export oriented. Solo per fare due numeri, noi facciamo circa il 95% del fatturato all'estero, quindi facciamo buona roba Wow, dall'Australia alla certo. Cina, alle Americhe, alla Russia, all'Europa. Voi avete dal grande distributore, adesso non mi chiedere i termini tecnici, c'è l'Horeca che è tipo una macchinetta del caffè, però è una macchina che spreme le Esattamente, arance, no? Poi esattamente. avete il grande distributore, poi avete il chiosco a forma di arancia proprio, che in Sì. questo momento, ahimè, è in stand-by. Sì, Insomma, quindi insomma c'è una grande differenziazione nel vostro prodotto. Tu sì, sì. Sì. poi nella fattispecie ti occupi di, ecco, di export. In questo momento stai continuando a tenere dei rapporti con l'estero? Stai tenendo caldo oppure sei in stop anche tu? Come funziona? No, siamo in stop produttivo, però purtroppo abbiamo riscontrato notevoli fermi di ordini, cancellazioni e un fermo globale, devo dire, perché è stato più una serie di fattori che si sono sovrapposti, sia la pandemia, sia ovviamente la pandemia, ma poi anche la fobia delle persone, quindi, e poi tutti i lockdown che sono stati nei vari paesi. Ti faccio Certo. degli esempi: dovevamo installare delle macchine all'università a Sydney, in Australia. Nelle Ah. università sono state ovviamente chiuse per il lockdown e quindi è stato posticipato. Dovevamo mettere dei distributori d'arancia, di succo d'arancia fresco all'ospedale di Tel Aviv in Israele, e anche lì ci sono stati 7 casi proprio in quei giorni che stavamo cercando di organizzare l'installazione, e l'ospedale ovviamente ha rimandato. Così come le scuole di Dubai che sono chiuse, in Francia avevamo un ottimo progetto. Quindi in America, dove abbiamo ufficio a Los Angeles, ci hanno dovuto fermare le macchine, anche se stavano lavorando molto, perché poi c'è una contraddizione, nel senso che i nostri prodotti fortunatamente forniscono un servizio utile alla collettività, nel senso, tutti Sì, associando il certo, la succo vitamina C, d'arancia, previsto. soprattutto in questo momento, cioè, è Esattamente, fondamentale. esattamente. È molto richiesta, e quindi quei pochi che riescono a lavorare hanno ottimi risultati di mercato, nel senso che le macchine lavorano tantissimo, ma il Sì, resto, che sì. posso quantificare, il 90% dei clienti sono tutti fermi, perché poi le macchine si trovano nelle scuole, università, centri commerciali, Certo. quindi sono ovviamente, per cause di forza maggiore, costretti a fermarsi. Ovvio, non solo, ecco, anche perché per la manutenzione stessa ci vuole la Ci vuole presenza fisica di un l'operatore, ci vuole operatore, ci l'operatore, vuole, quindi. quindi insomma, per forza di cose Sì. siamo un po' bloccati. Quanti siete in azienda? Cioè parliamo di che numeri, come dipendenti e Siamo una collaboratori? cinquantina al momento, siamo una cinquantina, misti tra operai, amministrativi, tecnici e commerciali. All'estero, ecco, All'estero abbiamo una e sede a Los all'estero Angeles, come in fate? Vi California. appoggiate? Sì, Ok. abbiamo un ufficio a Los Angeles, in California, dove abbiamo iniziato circa un anno e mezzo fa, per cercare di penetrare i mercati americani, che sono molto difficili e esigenti, quindi per far sì che l'oceano diventi un fiumiciattolo, abbiamo dovuto fare necessariamente una sede lì, altrimenti le distanze erano troppo lunghe. Quindi abbiamo delle operazioni dirette, dove siamo dentro dei centri commerciali noti e prestigiosi, come la catena di Westfield, che sono tra Hollywood, Beverly Hills, Santana, Pasadena, sono delle zone prestigiose di Los Angeles, e quindi lì facciamo un'operazione diretta. Mentre nel resto del mondo ci appoggiamo a distributori che acquistano le nostre macchine e a loro volta le
le piazzano e le operano nelle varie, nei punti strategici delle loro città. Ah, ecco, ok. E senti, con la scelta del prodotto, cioè l'arancia da mettere dentro il... Questo sta alla discrezione di ogni Chiaro, cliente, alla discrezione no? È la disponibilità cioè del cliente, ovviamente, alla stagionalità, alla disponibilità. Certo, diciamo, certo. Le arance si producono nell'emisfero nord durante il periodo invernale e nell'emisfero sud nel periodo estivo, quindi certo. Ci vuole un po' anche di organizzazione in questo, ma con la globalizzazione, uno dei lati positivi della globalizzazione è stato quello di avere prodotti reperibili anche 12 mesi l'anno, e quindi noi forniamo il mezzo, che è il macchinario, e il cliente mette le arance, quindi magari l'australiano mette le arance australiane perché le ha di produzione, poi ci sono ovviamente le arance europee, egiziane, marocchine, americane, sudamericane, ecco, le arance non mancano. Non riusciamo a dare un prodotto nostro siciliano, lo riusciamo a dare nel mercato nazionale, un po' europeo, Svizzera, Francia, per motivi diciamo un po' più logistici, perché noi siamo concentrati sul discorso del macchinario, quindi facciamo una... Certo, certo. In certo. Italia sì. Ovviamente ci difendiamo meglio e diamo sia macchine che arance, che sono le nostre arance tipiche siciliane. Ok. Facciamo che in questo momento non ci sta sentendo nessuno. Mi descrivi in tre parole il fondatore della Oran Fresh. Che rapporto hai con lui? Ma descrivimelo un attimo, perché mi è incuriosito. Sì, io guardo, come lo descrivo sempre, ovviamente possiamo dire che è un imprenditore, è un grande manager, possiamo dire tutte queste nozioni già... pronte, ma io lo definisco un inventore. È veramente quello che dico sempre anche ai miei collaboratori, guarda, il dottore Torisi la notte non dorme, ma inventa prodotti che poi stuzzica gli ingegneri a produrli, a noi commerciali come venderli. Ma lui ha inventato dal nulla queste macchine e tante altre cose nella sua carriera imprenditoriale, fatta di 50 anni. La Rambrescia è l'ultima arrivata, ma poi ne ha fatte tante, quindi ha molti brevetti alle spalle. Ha molti, lui è un agronomo sostanzialmente, un PhD in science sistemi. Però dalla tua faccia mi sembra di capire che su tutti è una brava persona, perché quando ne parli, cioè, sei orgoglioso. Sì, assolutamente, sì. Io lo stimo, lo stimo. Mi fa piacere, ho tanto da prendere ancora, ci lavoro da 13 anni a stretto giro, sembra una persona che ti dà tanto, è una fonte di ispirazione, un'energia incredibile. È una scatola molto molto Senti, veloce. A te invece, export manager, com'è composto il tuo mese, ma anche il tuo anno, facciamo? Cioè, quanti mesi stai fuori, come sei combinato, È un lavoro molto quanti dinamico giorni stai a perché, sì, casa al mese? lavoro molto dinamico perché comunque anche se abbiamo mezzi come questi, telefono e tutto, io credo molto alla visita del cliente, all'incontro vis-à-vis, face to face, quindi bisogna andare a vedere il cliente. Quindi sto un 50-60% all'estero e Certo, resto a certo. Catania, dove poi portiamo, allora a mia volta invito i clienti e vengono in fabbrica a vedere la realtà, perché vogliono anche loro vedere, constatare, toccare i prodotti e testarli. Ma viaggio molto, sono molto spesso Certo, in giro, certo. viaggiavo troppo, al momento siamo tutti bloccati, ma ritorneremo in attività presto. Senti, ma come stai passando questa quarantena? Con chi sei a casa? Sono da solo, non posso neanche vedere i miei figli spesso e volentieri perché sono in un altro comune, quindi sono da solo col computer, Ah, col telefono e devo dire i primi giorni sono stati abbastanza. certo, Ero più perché abituato ad andare in abituato a viaggiare sempre come aeroporto, te in sclera. sì, Sì, quindi sono un po' sì, difficili, però dai, mi sto adattando, sto riprendendo anche vari progetti accantonati, tempo per me, diciamo, ci sono sempre i lati positivi anche da cogliere in questi eventi. Ecco, qualche lato positivo c'è. Sì, assolutamente. Tipo, suoni la chitarra, suoni strumenti, che fai? Come Leggo, passi faccio il tempo? giardinaggio, faccio palestra, ristrutturo cose Ah, che ok. vecchie, raccolgo fotografie digitali che devo stampare, che mi dico da anni di fare, sai, ormai non si stampano più, quindi piccole cose che però magari ti prendono la giornata, leggo molto, sono Vero, vero, strumenti, vero, vero.
Poi, qua sai, quando hai delle cose, poi lo faccio, ecco, poi lo faccio, poi lo faccio, invece poi non lo fai mai perché sei preso. Questo è il momento, questo è il questo momento. Ho un giardino perfetto, un balcone pulito che non ho mai avuto, quindi e sono contento di tutto. Magnifico, meglio di così. Ora, io ti voglio sfruttare perché tu in tanta esperienza, 13 anni di viaggi all'estero, un'idea sull'economia mondiale te la sarai fatta, no? Quindi, secondo te, quali sono le misure che bisognerebbe prendere per uscire da questa crisi attuale del Covid? Come ce ne possiamo uscire? Non ti chiedo dal punto di vista sanitario perché ti chiederei troppo, non è il nostro settore, ma dal punto di vista economico ci sono delle misure che tu hai in testa sia a livello italiano che internazionale? Ma sicuramente ci vuole l'aiuto dei governi, ci vuole l'aiuto dei governi perché un lockdown così non si verificava dai tempi della guerra, quindi siamo in una guerra effettiva senza macerie, ma c'è una guerra, quindi un blocco economico come questo è notevole e ha danneggiato tantissime aziende, quindi i governi devono mettere sicuramente liquidità nelle aziende, poi perché sono i mezzi principali per il sostenimento delle aziende, senza quello i soldi non li produce nessun altro che non sia il commercio, se il commercio non c'è per chi vende prodotti o fornisce beni e servizi, quindi se non ci sono queste entrate le aziende implodono. Per evitare questo i governi devono necessariamente devono mettere il foraggio nelle aziende, quindi con della liquidità pura per questi mesi di difficoltà e poi ripartire da zero con i beni essenziali e con l'economia. Ripartire da zero significa anche prendere vantaggio da questo, nel senso che forse stavamo correndo troppo, c'erano dei prezzi troppo alti, c'era una concorrenza sleale. Serve anche a riflettere, a fare un punto chiaro della situazione e a riniziare meglio anche con le economie globali. Ci sono nuovi scenari, la Cina che è una superpotenza economica, quindi anche loro ne sono usciti un po' danneggiati, però sicuramente stanno risalendo la china molto più velocemente rispetto alle previsioni che si erano fatti anche vari governi europei, ma ancora è tutto da vedere, anche perché c'è un altro big player che è l'America e gli Stati Uniti che sono problematiche. È cominciato da poco, ma già sì. Sì, ma poi per cultura americana, cioè, noi bene o male siamo protetti in Europa, abbiamo molto assistenzialismo, in questo caso va bene, diciamo, ma gli americani, sai, se non pensi a te stesso, muori di fame, ti trovi in mezzo alla strada, quindi certo, sono diffidanti di questi casi, perché è fatto tutto sul cash, quindi bisogna intervenire su questo, quindi prendere liquidità, immettere liquidità nelle casse delle aziende per farle ripartire da zero. Come pensi che cambieranno i rapporti con l'estero dopo, insomma, quando si ripartirà dopo questo blocco? Non sarà facile perché ci sarà sicuramente una scaletta delle priorità, quindi i clienti, le persone acquisteranno ciò che ritengono sia fondamentale, necessario in quel momento. Fondamentale, prioritario, sì, certo. Prioritario, quindi diciamo metto come ultima il lusso, anche se si dice che il lusso non muore mai perché i ricchi sono sempre ricchi e rimarranno sempre ricchi, però sì, ecco, ci sono tante medie, middle category che non avranno più difficoltà, richiederanno più tempo per reinserirsi. Noi fortunatamente, come dicevo, forniamo un bene che è richiesto in questo momento, perché è un healthy food, un superfood in questo momento, quindi la vitamina C, ma anche la vitamina D, stiamo cercando anche in questi giorni abbiamo pensato, ovviamente abbiamo avuto tanto tempo per fare del brainstorming, quindi di fare delle integrazioni al succo d'arancia con dei altri prodotti vitaminici e proteici proprio per... Ecco, quindi siete in fase di studio. Siamo in fase di studio, abbiamo fatto delle R&D, del brainstorming, come dicevo, proprio per integrare il succo d'arancia con delle altre vitamine proprio per rafforzare i sistemi immunitari del corpo umano, per rendersi, diciamo, un pochino più forti e preparati a mo' di scudo. Questo è quello che stiamo facendo. Oggi, però, che sono stato al supermercato, come dicevo, ho avuto uno shock più che altro, perché ho visto che il prezzo delle arance, ad esempio, è quintuplicato nel mercato italiano. Questo è veramente inaccettabile, perché in momenti come questi
bisognerebbe anzi dare questo prodotto a buon mercato, non raddoppiare, triplicare. Esatto. Guarda, apriamo una porta che è veramente complicata, perché diciamo sempre, partiamo prima dalle aziende italiane, partiamo prima dalle aziende siciliane, però è anche vero che se poi ci speculi, mi metti in difficoltà, non lo trovo corretto, ma in ogni caso è una speculazione e non me la posso permettere. È una speculazione. Quindi non me la posso permettere in questo momento, perché io sono in difficoltà per primo. Quindi insomma, sostenere sì, però non ci speculiamo. Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo. Non è giusto. Qui ci vorrebbe un autorico che dovrebbe fare il controllo generale, perché veramente come l'hanno fatto per le mascherine, che c'è qualche furbo, però una cosa così plateale che lo vedi al supermercato, prezzi le arance, cioè, lo dice, erano a 3 euro al chilo, una cosa sì, esagerato. Enrico, io ti ringrazio tantissimo, starei con te a parlare per ore, perché insomma la cultura, il fascino del viaggiatore colpisce sempre, però ahimè, i nostri tempi sono finiti. Ti prego di fare una cosa: cancelletto, noi non ci fermiamo, mettiamo un hashtag, chiaro. Noi non ci fermiamo. Sì, assolutamente, sempre e comunque, noi non ci fermiamo. Grazie mille Emanuele, è stato un piacere, Enrico. E a presto. Il piacere è stato mio.